c'hai 30 anni, impara a buttare le giuste c***o di porco, sempre a farti aprire della gente. Madonna, ma cresci, bimba, cresci. L'ho gasato a stecca perché gli è arrivata la macchina. Si accende, bello, fece anche il tutto blu all'inizio per due secondi, poi diventa bianca. Ho preso anche i proiettori, quelli delle portiere, che apri la portiera e il proiettore nella stessa stanza di Black Basement. Com'è convivere con Chosen in studio? Con Chosen? Facile, fece. Facile, davvero? Sì, sai dov'è oggi? Mm? Sai dov'è? Dov'è? Non lo sai? No. Nemmeno io. Non si sa dov'è. Non li prende internet. Nel 2000... e 19 non ha internet sul telefono. Come non ha internet sul telefono? Gito neptrofa. Saremo a fuoco? Boh, non si sa. Ah, sto cercando di capire come funzioni tutto. La password? No, sto cercando. Chiamo Lollo. No, come si accende più che altro? La tastiera? Senza un filo, senza un tasto. Non vorrei neanche spaccargliela, capito? Aspetta, magari devi scrivere quella della machine perché funziona strano. La tastiera della Apple. Ah, è scarica. E come si carica? Bisogna comprare le batterie. Che vita di merda. Scusatissimo, tra l'altro. Beh, c'è lì quando sei uscito. Bella il strabello laser rosso in faccia. Bello però. Ehi, volevi un gelato? Ok, sì, ciao, me lo porti dopo. Eh sì, la lettera dei sessi però. Perché stanno non cambiare. Lo vuoi? Cosa vuoi? Ma mi parli le mie cose i momenti di privacy. No, perché? Voglio guardarmi i miei optional della macchina. Ma cos'è? A 3500 metri con slava. Partiamo alle 4 del mattina. 2000 metri di dislivello. 12 ore di camminata. Boh! Sei allenato? No. Però sei in grado di sostenere... No. E questo è il bello, no? E questo è il bello. Mi sto filmando da solo, sempre Bear Grylls. Sì? Guarda, guarda no, no. Ci sei? Certo, sì, guarda, sì. Guarda sì. Come è magico, Veccio. Ci sono, frate. Lo apriamo, Veccio. Lo apriamo. Non ho filmato la nocciolina. No, Veccio. Ma ho filmato Bianco. Era in transagonistica, Veccio. Oh, Bianco. Quando è che facciamo le live, Veccio? Dai che voglio il grano, cazzo. In bianco e nero perché è la session notturna. Sto parlando del Black Basement. No. Puoi ridire dove andiamo, per favore? Andiamo a tirare la mia macchina nuova. Bianco, metti un po' di ansia così. Davvero? Ah! Vuoi dire un pensiero a qualcuno? Boh, tipo non so, a qualche professoressa che non credeva in te, cose del genere. C'era una mia profe che diceva che io non avrei combinato un c***o. Dille ciao adesso. Ciao profe. Senza mamma, senza papà, cioè ce li ho però non me l'hanno pagato. Sono un po' silenzioso perché sono un po'... Ti stai godendo il momento? Sì. FSK? Sono stracontento. Ti hanno trovato un padrone che ti curerà come si deve. Mi mancherai, sappi. Ci siamo divertiti tanto assieme. Abbiamo giocato. Abbiamo volato. Puoi lasciarmi un attimo con lui, per favore? Va bene. Manca. Grazie. Promettimi... che mangerai sempre tutto e dimmi che farai il bravo. Oh, dai, non dici niente? Ah, ok. Addio. Ma sai che Riccardino è andato via? Come è partito? Non l'avete liberato? Ha trovato un nuovo padrone. Ho trovato uno dei semini che si mangiava lui. Beh, sono stratriste, mi manca una cifra. Mi sembri molto felice dell'arrivo di NP. Adesso inizierà a urlare. Gna! No. Parliamo tutti con calma. Tu invece vai in banca e parli piano perché? Perché tutti parlano piano. Guarda quanto siamo live. Ehi! Se vuoi dopo devo entrare nel profilo di Instagram di Sickness. C'è uno speciale. Black Basement. Sai tu che c'è il Black Basement adesso? Sì. È praticamente una versione
non family friendly e che dobbiamo tenere nascosta. Oggi c'è l'incontro dei fan con NP School Kid per ascoltare l'anteprima del nuovo singolo. Sono arrivato 40 minuti in ritardo per colpa del traffico e la prima persona l'ha ascoltato in macchina. Grandissimo Davis è venuto con la madre, il fratellino piccolo. Guardate qua. Qua è la macchina della madre. Con la madre. Straserio, bellissimo, bellissimo, bello, bello. Ah, qua. Il ragazzo è stato un grande che mi ha aspettato 40 minuti. Sono un c***o di rapper di merda che arrivo stra in ritardo. Vabbè, dai, non è colpa tua. No, non è colpa mia, è colpa del traffico. Però è stato un grande e adesso arriva anche il secondo, quindi... Uli. Oh, ciao, senti, vedo particolarmente arzillo. Che succede? Sì, ho riposato, finalmente ho avuto un modo di dormire qualche ora in più oggi, sennò... figa, col ghiacciolino. Tra l'altro, tra 2-3 giorni ti giro altri un paio di beat da mettere nelle puntate. Bomba, grazie. Così c'è un po' di materiale nuovo. Bomba. Ci sta. Mettimelo il C1 che sì. Mi casa sempre. Perché mi dà lo slancino, come dire, oh, ora comincio a spingere. Siamo allora, come posso farti notare, questo qua è il nostro nuovo ufficio, Basement Tent, il nostro studio, con questi nuovi pannelli insonorizzanti. Cos'è? Ebano? Frassino? Cos'è che è? Non so neanche se esistono tutti e due questi alberi che ho descritto. Poi facciamo uscire tutto il resto. E l'importante è sapere se abbiamo la possibilità del... Allora facciamolo. Dimmi o lunedì o martedì. Fra, quando vuoi. Ragazzi, non ascoltate Sickness, sono meglio di lui a scrivere anche quando dormo. Cos'hai da dire, vecchio? 27 euro l'ora ti insegno. Ha dato un prezziario ben definito e dirla tutta anche abbastanza conveniente. Beh, bra, mi serve 10 ore per scrivere 2 robe. Cos'hai da dire? Cioè, io non rispondo al dissing perché con gli ignoranti devi essere ignorante per parlarci. Esatto. Ecco, devi sapere che ci sentiamo anche nella vita privata, sì, che siamo amici. Ora arriva il secondo fan che ha vinto questo mezzo contest per ascoltare tardi in anteprima e tra poco l'abbiamo qua. Che è bianco fa Basement TV, che voi sapete. Lo so. Questi qua sono altri due fortunati che hanno l'esclusiva di ascoltare tardi in anteprima fuori a mezzanotte. Bella. Ah, ma quindi posso anche mettere tardi nella quello puntata, vuoi, tanto esce. Quello che vuoi, mi raccomando. Questo qua è l'ufficio di Basement, lo studio, scusatemi. Ancora in fase di costruzione, questo qua siamo ancora a un 50%. E ti sembra di lasciare, perché avevi lasciato questo disordine che c'erano anche sì, ospiti. Stavo scrivendo una cosa. Siete casati? Si capisce perché sono così bello le serate. Perché siamo sempre in serata noi. Appena rischiati di fare un disastro gigantesco. Cioè, per dirti routine, è uscita il mese scorso, ce l'avevo pronta da almeno 4 mesi. Butti, sì, tardi l'ho registrata un mese e mezzo fa. Quella è stata... Mi sa che anche con i piedi di vecchio che stacchi i fili. Ah. Vada. Non è vero? Vecchio! A proposito. Allora... La seconda volta. L'ho passata anche prima. Vai. Sì, invece, ma perché i cavi lì così mezzi alti sono ti cince. Oh! Dimmi che l'ho ripreso. Ti prego, dimmi che l'ho ripreso. Sai che faccio tardi, sai che faccio tardi. Non rispondo, faccio tardi. C'è un'altra bella storia. Allora, com'è stato il pezzo? È illegale, fra. Com'è stato? Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Quindi a mezzanotte facciamo casino o no? Top bordello, casino. Grandissimi, grazie per avermi inquadrato anche a me. Non sono molto tecnologico, ragazzi. Sono contento, raga, che vi sia piaciuto. Grazie per essere venuti. Volevo fare una chiusura da youtuber. Fammi con la mano, copri. (Ride)
puntata di domenica, vecchio, c'è un momento stratoccante per Riccardino, vecchio, io nel montarlo quasi pianto. Quando l'hai salutato? Vecchio, sì, tra l'altro finisce quella scena lì e alla fine vedi la tua testa e sopra quella dell'anto che mi spiavate mentre lo salutavo, come nei cartoni animati, vecchio, proprio. Allora, Benda, come si chiamerà la prossima puntata? Addio Riccardino. No, beh, cioè no. Io ho quasi pianto, te lo giuro, è toccante. Smettila, può essere la cosa mia della puntata. Vecchio, vedrai che quando la guarderai e piangerai anche tu. Olè! Possiamo andare a vedermi la puntata? Vai a vederti la puntata? Ho chiesto di andare a provarmi la puntata e ora andrà in una stanza. Guarderà la puntata, mi farà sapere e poi tornerà qua a spaccare il culo. Tornerei qua a spaccare il culo. Hai guardato la puntata? Ti è piaciuta? Se mi giochi Carlo con Riccardino, sai che mi colpisce al cuore. È bella così. Quindi decidiamo che da qua in poi non vedrete più niente, continuerà nello speciale che uscirà non si sa quando. Seguite Basement su Instagram per scoprirlo. Far fare la chiusura a qualcuno. La fai tu? Vai! Allora, per me e anche per voi è fondamentale che vi iscriviate al canale, che mettiate mi piace al video e che dite a tutti che il... tatuarvelo in fronte. No, non puoi. Non è un'idea mia, me l'ha detto Bianco. Magari followatemi anche su Instagram, che non mi c***a manco mia madre. Chiocciolina tu. Chiocciolina tu underscore p2p. Seguitelo, dai. Metto le foto del c***o.